è bella, è brava, è mieta, ma soprattutto ciao. È la vincitrice del Festival di Sanremo per i nuovi, nuovi. Bello essere nuovi, eh? Eh sì. Ti dai delle lustratine ogni tanto per essere sempre nuova? No, io ho 19 anni, quindi non credo che ne abbia bisogno. Che bello, diciamo, hai un sogno che è iniziato un anno fa? Sì, è iniziato un anno fa e si è concluso a Sanremo con quella canzone che si chiamava Sogno di Claudio Mattone. Si chiamava Sogno e Sogno si è avverato invece... Un anno dopo però si è verificato. Basta avere pazienza e le cose arrivano. Pensate che al Festival della Canzone ha vinto con Canzoni, per cui proprio era un biglietto, proprio... non poteva che vincere lei. Tra altre cose, noi l'abbiamo una settimana fa abbiamo pronosticato che tu vincevi. Sì, è vero? Infatti è vero. È vero. Vero, vero. Io ho detto a tutti che vincevano, per cui potevo azzeccarla. Comunque, Mieta, senti, adesso che sei felice o no? Se felicissima. Sei, basta, festival per essere felice, sì. Certo, sono molto felice, davvero. Adesso cosa ti manca per essere felice un po' di più? Cercare di rendere questa felicità anche molto più bella di quella che si sta prospettando, cercare di fare un LP se ci riesco. Ah sì, la felicità è un LP, no? Sì, è vivere vabbè, questo momento. Normale, LP, vivere anche questo momento, però bisogna anche darsi da fare per organizzare anche quello che verrà dopo, perché sennò poi cos'è che dovrei fare? Se non... Come è assennata questa ragazza, io pensavo che la felicità era un bacio. Grazie. E poi grazie anche a Matteo Minghi che gli ha fatto una bella canzone. Minghi. Grazie Minghi, grazie Mieta, ancora un bacio da signora. E adesso signori, canzoni. Ciao Mieta, ciao la prossima settimana. Certo, fra due. Fra due.